Ciao ragazzi, nuovo monitor, nuovo video. Oggi parliamo di come si passa al meglio la sessione di esami senza uscirne matti. Non perdiamo altro tempo, iniziamo col video. Ho deciso di suddividere il video in tre step. Il primo step parla di come organizzare gli esami in modo tale da gestirsi bene i giorni di studio disponibili tra un esame e l'altro e durante tutta la sessione. Il secondo step parla di come gestirsi lo studio durante le proprie giornate, come pianificarlo al meglio per arrivare pronti all'esame. Il terzo step parla della parte psicologica, come gestire al meglio lo stress, l'ansia e la pressione che portano gli esami inevitabilmente senza farsi prendere dal panico. Non perdiamo altro tempo, iniziamo col primo step. Primo step, come organizzare gli esami durante tutta la sessione, quanti farli, come farli. Vediamo insieme il primo step. L'organizzazione nella sessione di esami è tutto. La cosa che dovete evitare al più possibile è avere troppi esami attaccati gli uni con gli altri. Per esempio 3 esami in una settimana oppure 3-4 esami in 2 settimane sono decisamente troppi per poterli gestire al meglio tutti. Il mio consiglio è di suddividere gli esami che avete sui 2 appelli disponibili. In genere c'è sempre un primo e un secondo appello. Io non andrei mai oltre i 4 esami a sessione, dato che, salvo rari casi, non riuscireste a dedicare il giusto impegno a tutti gli esami. Quindi armatevi di calendario e pianificateli in modo da averne 2 e 2, oppure 2 e 1 o il contrario, 1 e 2, con il giusto numero di giorni a disposizione tra un esame e l'altro, siccome per essere preparati al meglio per un esame avrete bisogno di quei 2-3 giorni di ripasso prima dell'esame per arrivare ben pronti e essere sicuri su quello che avete studiato. Come suddividere lo studio durante la giornata? Come arrivare pronti a un esame, 2 esami? Come non distrarsi? Queste sono tutte domande che o vi hanno tormentato o vi tormentano, se siete gli studenti universitari, e cerchiamo di vedere come affrontare al meglio questa cosa. Cerchiamo di capire qual è il metodo migliore per gestirsi il tempo, siccome avete tantissimo tempo da autogestirvi, 1-2 mesi in cui non avete le lezioni, quindi siete voi padroni del vostro tempo. Vediamo qual è il metodo che secondo me, ripeto secondo me, è il migliore per poter trovare il giusto equilibrio tra studio e non diventare dei pazzi. Io considero le giornate come divise in 3 slot di tempo: mattina, primo slot, pomeriggio, secondo, e sera, al terzo. Quindi una giornata divisa in 3 parti per me. Per gestirsi al meglio tutto l'insieme di studio, preparazione e esercitazione, è bene scegliere solo 2 slot di tempo, per esempio mattina, pomeriggio o pomeriggio, sera. Io prediligo mattina, pomeriggio. In questi due momenti mettere da parte il telefono, magari lasciarlo addirittura in un'altra stanza, e provare a concentrarsi rimanendo sui libri per il tempo che vi siete stabiliti. La sera la lasciate libera per dedicarvi ad altro: attività fisica, un film, qualche vostro progetto extrascolastico, un'uscita con gli amici, quello che volete. Così facendo riuscirete ad essere produttivi per le 2 slot di tempo che vi siete ritagliati e al contempo non avrete l'ansia di dover correre 24 ore su 24 senza pause, ma vi impegnerete per raggiungere la slot di tempo che avete scelto di dedicare ad altro. Ricordate, dovete trovare una soluzione che non vi pesi troppo e secondo me questo è il compromesso migliore. Infatti per la sessione di esami dovete essere in grado di sostenere il ritmo per molti giorni consecutivi, quindi è bene optare per una soluzione che non sia massacrante, ma che riesca anche a farvi piacere quei momenti che vi ritagliate per voi stessi. Terzo step, e forse il più importante: come gestire il peso psicologico, lo stress e la pressione durante la sessione. Cosa vuol dire tenere la mente il più leggera possibile? Beh ragazzi, voi durante la sessione, durante lo studio, dovete cercare di non appesantirvi troppo. La vostra mente ha bisogno di una valvola di sfogo al di là del lavoro che state facendo, ma questo non vale solo per lo studio, vale anche se lavorate. Avete sempre bisogno di quell'attività extra, ricreativa, che vi piace. Può essere guardarsi un film, può essere andare a fare attività fisica, può essere uscire con i vostri amici, quello che più preferite. Tutto questo serve a sconfiggere e combattere lo stress e l'ansia, che credetemi possono farvi diventare davvero la sessione un incubo. Si manifestano nelle forme più svariate: mal di testa, tristezza, demotivazione, attacchi di panico, e chi più ne ha più ne metta. Di conseguenza il tempo libero e il relax sono le uniche valvole di sfogo reali che avete per poter far rilassare e riposare il vostro cervello e la vostra mente. Cercate di ritagliarvi sempre una parte della giornata per voi stessi, che sia musica, che sia un film, che sia uscire con gli amici o fare dell'attività fisica oppure meditare. Scegliete quello che più preferite e cercate di essere costanti anche da questo punto di vista, in modo da scaricare più facilmente la tensione. Voglio spendere 2 parole extra però per il discorso dell'attività fisica durante la sessione. Uno dei migliori modi per staccare dallo studio e scaricare la rabbia e stress è l'attività fisica, ragazzi, credetemi. Ragazzi, adesso vediamo qualcosa che potete fare durante la sessione per diminuire un po' il carico di stress. Una delle cose che io preferisco fare è attività fisica. Vediamo qualche clip assieme. Affaticandovi e sforzando il vostro corpo, libererete gli ormoni che il vostro cervello necessita per farvi sentire quella sensazione di benessere che tanto inseguiamo. Inoltre non c'è niente di meglio che stancarsi fisicamente quell'oretta / 2 ore ascoltandosi un po' di musica che ci dà la carica necessaria.
Bene ragazzi, che altro dire? Non fatevi prendere dallo stress e dall'ansia, cercate di viverla al meglio la sessione, non studiate per il voto, studiate per imparare. Io vi faccio un grosso in bocca al lupo, vista la data, vi auguro anche un buon Natale, ci rivediamo con il prossimo video. Ciao!